Ciao, grazie a tutti per la parte numero 8 del let's play di The Talos Principle. Buona notizia, vi ricordate la stella della parte scorsa? Ho scoperto come si prende e ve lo mostro anche. Questo è l'ultimo enigma che abbiamo fatto nella parte scorsa. Tutto ciò che bisogna fare è prendere questo coso blu, questo connettore e connetterlo in maniera che qui arrivi una luce blu. Il gioco non ci ha mai fatto vedere, ma i raggi passano attraverso le porte viola, quindi noi da quell'enigma lì creeremo una luce blu che arriverà fino a qui. L'ho scoperto abbastanza facilmente perché c'era un'altra stella che io ho dovuto raccogliere che si prendeva in un modo simile in un altro mondo. Guarda qua. C'è qualcosa che lo blocca? Interessante. Ah, cazzo, non l'ho connesso. Ho sbagliato, l'ho connesso a cosa, non al. L'ho connesso a cosa, ho sbagliato. Ho usato la angolazione per. Voilà, ecco qua. Vabbè, è brutto perché adesso si vede così, però. Ok, con i due raggi si vede brutto, però immaginate che sia un raggio solo. Che sia solo quello giusto. È stupido, perché non ci ha mai insegnato il gioco che i raggi possono passare attraverso le porte viola. Però è così. Cioè, c'era un'altra stella che io ho veramente dovuto andare a cercare su internet perché la prima parte, che era onestamente la più difficile, l'ho scoperta solo. Ma poi arrivarci che si poteva fare questa cosa qui non c'ero arrivato. Non ci avevo arrivato. Come ho detto la parte scorsa, ci sono veramente delle stelle in cui tu devi per forza andare a cercare su internet perché sono delle cose così malate che non puoi. Rallegrati, Oh, mi bambino, rallegro, sì. perché Lo hai compiuto tutti i tuoi doveri in questa so. terra. Sono facili. Mi Hai conquistato tutti i suoi guardiani e risolto tutti i suoi apri sta misteri. porta. Perciò sei nominato il suo padrone Mi apri sta e porta. puoi farne ciò che desideri. Mi apri sta porta. Come si apre sta porta? Perché ci manca una stella qua. I pezzi sono 10, ma le stelle sono 9. Voglio dire, però abbia raccolto tutte le stelle di tutti i mondi. Guarda, qua una stella, abbiamo raccolta. Qua due stelle, raccolta. Qua una stella, raccolta. Due stelle, raccolta. Due stelle, raccolte. Una stella, raccolta. E poi il mondo 7, dove c'è una stella e non l'abbiamo raccolta. Pensavo che avendo completato tutti i sigilli si sarebbe aperta questa porta qua e qua avremmo trovato la decima stella. E tuttora comunque non sappiamo a cosa servono gli 8 sigilli rossi. Quindi comunque. Sì, ma padrone, puoi farci ciò che desideri. Io voglio la decima stella. No, io sono arrabbiato adesso. Non mi rallegro. Non mi rallegro. Un messaggio mi è arrivato. Va bene. Vabbè, a sto punto io direi andiamo nella torre B. Perché se non. A meno che la decima stella non sia sì in questa torre, ma non in un enigma. No, cioè non in uno dei mondi. Per esempio, qua? Dov'è la statua? Eh? E là? Vabbè, non c'è un cazzo. No, però scherzi a parte. Questo muro sembra. Oh! No, vabbè! Il binario 9 e 3 quarti! Ottavo mondo, direi. E questo? Oh mio Dio! Ma quanto sei inquietante! No, sei inquietantissimo! Cosa sei? Ok, questo dovrebbe essere tipo un super mega iper enigma della morte incontrastata finale del drago oscuro. Questo? Ah! Che strano, è un mondo segreto. Metto questa barriera, non c'è niente. Ok. Oh no, qua ci sono i connettori, non li avevo visti. Ma vaffanculo.
Qui sono loro che risolvono gli enigmi. Sono esseri come noi. Non so se ho già detto a qualche parte del let's play, però c'è una possibilità in questo gioco di giocare in terza persona anziché in prima persona, che però a me non piace. Che bello! Mini-me, cioè mini-me. Oh. Sì, però io voglio la stella, cioè... Dicevo, c'è la possibilità di giocare in terza persona. E se noi giochiamo in terza persona, vediamo che noi siamo un robot come quelli, ma senza un monitor in testa. E quello? Carlo. Cos'è? Un ventilatore? Ok, c'è questo mondo apparentemente inutile. Bello, è bello, però è inutile. Vabbè, se c'è una stella lo scoprirò per conto mio, non giocando. Molto bene, quindi proseguiamo. Bah, io direi di andare alla torre B a sto punto. Che tecnicamente avremmo già completato, perché avendo risolto tutti i problemi. Oh, premi. Abbiamo già completato niente, tutta la torre B e metà della torre C. O perlomeno, nel senso, possiamo sbloccarla, questo intendo. Quindi quella è la grande torre. Torre B. Computer. Oxyrhynchus. La grande ironia dei papiri di Oxyrhynchus è che una simile fonte vitale di informazioni sul mondo antico esiste solo a causa di una discarica. Mentre la biblioteca di Alessandria è stata bruciata per mano di fanatici e conquistatori, privandoci di visioni inimmaginabili di storia, filosofia e arte, i papiri trascuratamente gettati via dai cittadini di Oxyrhynchus sopravvissero fino ad oggi. E anche se è vero che gran parte di ciò che sappiamo oggi è a causa dell'impegno cosciente di singoli individui e organizzazioni, ad esempio la traduzione spettacolare e il lavoro di conservazione fatto durante l'epoca d'oro dell'Islam, altrettanto è il risultato di coincidenze e di fortuna. Abbiamo perso testi che gli antichi consideravano assolutamente essenziali, mentre lavori assolutamente banali, persino plagi, sono sopravvissuti incolumi. Quindi, se vogliamo che i nostri discendenti ricordino più di emo vampiri luccicanti e popstar adolescenti con l'autotune, dobbiamo investire in... assicurarci che... Il libro di Osiride. Il libro dello scriba di Osiride, a volte chiamato anche il libro del viaggio ai campi di Aru, è un antico testo egiziano scoperto negli scavi di Oxyrhynchus. Ha causato una certa polemica fra gli egittologi, visto che secondo alcuni è un testo funerario classico come il libro del ritorno nel giorno, mentre per altri si tratta di lavoro poetico che non va preso alla lettera. Il libro racconta la storia di un uomo morente che chiede a uno scriba dell'aldilà. Lo scriba, un servo di Osiride, descrive come il ka dell'uomo, la forza vitale, sarà separato dal suo ba, la personalità, e come egli dovrà riunire i due e diventare un ak, un intelletto vivente, passando una serie di prove nel duat, l'oltretomba, per raggiungere il paradiso di Aru. A differenza di testi simili, il libro dello scriba di Osiride si concentra meno sul dare consigli o... Un recente studio, Carnahan Hassan, suggerisce che il testo potrebbe essere stato inteso come commento filosofico sul mondo dei viventi attraverso l'allegoria del Duat. Non è chiaro se questo fosse l'intento dell'autore originale pre-alessandrino o il risultato della successiva traduzione in greco. Il manoscritto precedente, che è considerato più autentico, è troppo frammentario per fornire risposte, anche se forse un ulteriore scavo potrebbe... Potrebbe. Ah no, e cosa servivano per accedere alla torre B? Allora abbiamo fatto bene. Tipo... No, aspetta, così è una stronzata. Se noi facciamo tipo così, no? È uguale, è una stronzata. Secondo me questo non va così. Proviamo a metterlo qua. A caso il mio comodo non mette questo, serve questo. Qua no. No.
Ah, una sfida. Se provassi a metterlo qua? Qua per forza così. Così. Aspetta. Quasi. No, 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 che quasi. Fatto, fatto. Olè. Ok. Sembra più una sorta di discarica rispetto alla torre a questa comunque. No, discarica. Perché discarica? Vuol dire fabbrica. Beh, sono tutti posti sporchi e noiosi. Una terra nuova si estende di fronte a te, bambino mio. E sappi che questa è una terra di morte, ma anche di grande bellezza. Quando cammini tra queste tombe, considera tutti quelli che sono venuti prima di te. La cima è sbloccata. E come hanno servito lo scopo più grande. La terra di morte. Fai parte. Oh. Oh, quanti enigmi rossi, bello. Ci sono pochi verdi, quei tre verdi che ci servono per completare C. Principalmente gialli, che significa nuove meccaniche. Questo non l'abbiamo ancora completato. La ventola. E beh, iniziamo dal mondo 1 allora. C'è una stella, ma intanto non la troveremo mai nella vita. Va bene. Ti ho promesso la vita eterna, ma sappi che l'eternità può essere raggiunta soltanto da coloro che servono uno scopo più grande di loro. Tutto il resto è destinato al declino. Così fu scritto nelle parole nascoste prima dell'inizio del tempo. Sì, ma stai zitto, fammi parlare. Finalmente riesco a capire il significato dell'entità nell'archivio, anche se a costo di parte della mia sanità mentale. Sto cominciando a pensare che Eloy non eserciti più controllo sul mondo di noi. Vuoi dire che tutto... Oh mio Dio, adesso l'atmosfera, cioè l'ambientazione sarà questa e non... Bellissimo. Non vedo l'ora. Dimmi una cosa, fai sempre ciò che ti viene detto? Sono obbligato a rispondere a questa domanda? Sto solamente chiedendo perché non ho potuto fare a meno di notare quel mucchio di gingilli dei colori vivaci che stai raccogliendo. Non pensi che sia un po' strano che quella grande voce nel cielo continui a dirti di trovare quegli ninno... Sai che non so se si dice ninnoli o ninnoli. Conosco sta parola ma non l'ho mai sentita pronunciare. L'ho solo vista per iscritto. Penso sia ninnoli. Ma ti vieti di usarli per salire su quella grande torre al centro di tutto? Ci salirò quando sarò pronto. Ok, non serve fare il permaloso. Ti stupisci di quante persone fanno semplicemente ciò che gli viene detto senza fermarsi a pensare con la propria testa? Ma forse tu sei diverso. Ma d'altra parte, forse sei esattamente uguale? Forse tutti salgono sulla torre e l'unico modo per vincere è di restare qui con i mortali. Stai cercando di manipolarmi? No, infatti sono decisamente favorevole al tuo curiosare lassù, solo per vedere cosa ci trovi. Deve essere qualcosa di piccante se è vietato da soltezza. Ma d'altra parte, forse no. Vabbè, ti lascio. Volevo solo fare un salto e causare un'interferenza. Qualsiasi cosa tu faccia, sta attento. Hai dei problemi più grandi di quella voce tra le nuvole. Non ti piace pronunciare il suo nome, vero? Interruzione del sensore di supporto in corso. Chi era questo? Oh, c'è qualcuno che... ci osserva oltre a Elohim. Osiris 1. Ah, forse nella torre A c'erano tutti quegli scritti su Atena, adesso ci sono tutti scritti su Osiride. Vabbè. L'uomo morente si recò dallo scriba che risiedeva in Ossirinco e disse: ecco, io sono debole di corpo, i miei giorni sotto il sole sacro di Amon-Ra stanno volgendo al termine. Anche se ho trascorso i miei anni servendo le due terre, non ho studiato il... Dimmi, tu che sei saggio negli scritti dei morti, che cosa mi attende durante il viaggio? Che cosa dovrò affrontare sulla terra occidentale, nella terra occidentale? E lo scriba parlò, dicendo: allora stabilita... È probabile che il luogo cambiasse in base alla persona a cui la copia del libro era destinata. L'uomo morente è una personificazione del proprietario.
Nel manoscritto più antico questo viene rappresentato come qualche polemica se esso... Che cazzo? Vabbè. I morti. Confronta con Khenti Amentiu, il primo degli occidentali, un titolo poi dato a Osiride. A volte scambiato per un errore di traduzione di Bage, è in realtà quasi certamente una traduzione errata nell'antico scriba. La parte equivalente del manoscritto più antico non è purtroppo esistente. Vabbè. Solite cose troppo frammentate per avere un senso. Got it lyrics. File video? Era un file video. 24 milioni di visualizzazioni, la Madonna. La mia nuova canzone con il testo. Questa ti fa ridere. Ridere è la migliore medicina, lol. Beh, originale direi. Ma che è? Vabbè. Immortalità. Block Stasi di Disgrant Lohmeister, episodio 204. Non so tutti gli altri, ma io ho paura di morire. Cioè, non so tutti gli altri, ma io ho paura di morire. Non vedo alcuna ragione per credere che ci sia vita dopo la morte. Sono un organismo come qualsiasi altro. Quando il mio cervello smette di funzionare, la mia coscienza cesserà di esistere, io non ci sarò più. E sapete una cosa? Semplicemente non riesco ad accettarlo. Non posso dire che a me sta bene così o che l'ho accettato sciocchezze del genere. Non voglio avere una fine. Ciò mi terrorizza. Se avessi un genio proprio adesso, chiederei l'immortalità. Chi non lo farebbe? Qualunque persona sana di mente? Oh, ma non vorresti davvero essere immortale, dicono i pseudofilosofi. Banalità pretenziose. Tutti vogliono vivere per sempre. E forse tutti meritano pure di vivere per sempre. Ma non possiamo. Ed eccoci qui. Accettatelo. O meglio, non accettatelo. Vabbè. Sono proprio curioso di esplorare questa oasi. Ma il tempo è finito qui, quindi... Siccome mi sono accorto che ho tagliato troppo, perlomeno non ho considerato durante la registrazione che avrei tagliato dei minuti e quindi il video sarebbe venuto troppo breve, ho deciso, anziché di pubblicarvi, se non sbaglio per la seconda volta di fila, un video particolarmente corto, di registrare ulteriormente in secondo luogo, diciamo, prolungare il video, diciamo. Quindi questa parte qua io la sto registrando qualche giorno dopo rispetto al resto del video per darvi almeno un enigma, dai, perché non avevo fatto un enigma in questa parte. Ho fatto galleggiare una scatola, davvero, è stato fantastico, benissimo. Quindi oggi facciamo un enigma, finestra attraverso una porta. Ok, è lì che devo andare. C'è una scala, quindi devo semplicemente andare lì. Allora. Tra l'altro, non si dovrebbe notare, ma sto usando un programma diverso da quello che uso di solito, quello che ho usato per i video di Arson. Il programma che ho usato per registrare i video di Arson di Cavalieri del Trono di Ghiaccio è diverso da quello che uso di solito, ma non dovrebbe essere particolarmente diversa la qualità. Ah, il garage dov'è che era? Qua, no? E abbiamo due connettori, no? Vabbè, ma lì c'è la finestra, allora. E lì c'è un'altra cosa ancora. Io metto uno qua. Bella la musica, porca puttana, è così persiana. E da qua dovrei riuscire a aprire questa porta qui. Ok. Si fa veramente così? Mi sembra un po' troppo facile. Ah no, vedete? No, ok, non si fa così. Sembrava un po' troppo facile. Allora, fatemi esaminare bene i dintorni. Let me examine the dintorns. Sicuramente dobbiamo usare questa finestra qua. Ok, ce l'ho. È come quell'enigma che abbiamo fatto un po' di parti fa che era difficilissimo. Cioè, no, non è neanche troppo difficile, che ci ha messo tanto, più che altro. Guardate qua. Dobbiamo aprire di nuovo quella porta là, ma stavolta c'è una differenza. Abbiamo tre connettori, non due. No, qua no, non ha senso. Qua magari. E andiamo a prendere il terzo. Dovevamo essere intorno ai 20 minuti ora, però finisco l'enigma. Non c'è un angolo che permetta di collegarli tutti e tre. Proviamo così. Ok,
A parte che no, aspetta. Non ha senso. Cioè, cosa... Aspetta, ma il connettore blocca questo? Se lo metto qua. Ah, interessante. Potremmo usare sto fatto per... Io tipo no, lo metto qua, no? Qua? Aia. Lo metto tipo qua, no? E non me lo blocca. Quindi... È solo questione di trovare l'angolazione giusta a sto punto, perché... Questo dovrebbe rimanere costantemente aperto, no? Ora, se io tolgo quello lì, questo dovrebbe rimanere aperto, no? Come quell'enigma là che avevamo fatto. Sì, però adesso dobbiamo trovare un modo per connettere quello. Oh cazzo. Eh no. Quello è troppo indietro adesso. Merda, devo anche farlo non dietro il muro. Oh mio Dio. Cioè, raga, bisogna essere dei maestri di geometria qua comunque. No, che cazzo fa? Quello. Quello, ho dovuto trovare un'angolazione che... Consente tutte e due. Ok. Ora. Così dovrebbe andare bene, no? Perché poi da lì dovrei riuscire... Ok, così dovrebbe andare bene. Da qui dovrei riuscire a connetterlo. Oh, ci siamo fatta. Anch'io ho l'angolazione precisa al millimetro, ti chiedeva. Va bene. Ok, la prossima parte continuiamo in questo modo. Aspetta lì. Ah, figo sto posto. La prossima parte continuiamo in questo mondo. Se vi è piaciuto, cliccate il pollice e il salto. E vi saluto. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.